Numerosi sono stati i miei viaggi lungo le coste del Mediterraneo, tra i deserti e il mare. Ho incontrato studiosi, archeologi, scrittori, gente comune, ho praticato le piazze. Ho parlato di Pietro, di Giuda, dei Vangeli, di Cristo, di Pilato. Al mio ritorno a Roma mi sono visto recapitare una busta anonima, ben sigillata, la quale conteneva diversi frammenti di papiro, non so, forse apocrifi. Alcuni di questi frammenti sono stati letti, recuperati, tradotti. Tanti sono ancora quelli da rivisitare e da capire. In uno di questi frammenti ho trovato scritto: "Io vorrei essere Pietro, in un tribunale della teologia, per smantellare la bugia della teologia stessa." Pietro sapeva e sa tutto ciò, un cattolico senza la parola di Cristo. Io sono Pietro e dico la verità oltre il buio della teologia. La sapienza di Dio mi giudicherà. Da chi sono stati scritti questi frammenti? Da chi è stato composto questo papiro? Da Pietro stesso oppure da persone che conoscevano molto bene Pietro? Qui è l'interrogativo.